Dunque, allora vi dirò come è organizzata questa, questo intervento. Io ho pensato di fare questo, insomma, siccome si intitolava Evoluzione, cervello e morale, di creare, insomma, in questi 30 minuti un percorso attraverso questi tre concetti, mettendo insieme delle cose che possono apparire eterogenee, ma insomma, siccome io ci sto lavorando su alcune di queste cose, altre non sono sufficientemente competente per valutarle fino in fondo, però vi presento questo assemblaggio di queste tre dimensioni, evoluzione, cervello e morale, secondo delle curvature particolari. Partendo, diciamo, da un punto di partenza che in questi dibattiti non è usuale, cioè lo sviluppo della psicologia dinamica, e, cioè, diciamo, la forma che la psicanalisi ha preso a contatto con l'evoluzione della psicologia scientifica. E bisogna considerare questo, che da un punto di vista storico, diciamo, la psicanalisi si è riorganizzata nel secolo scorso attorno a due concetti fondamentali, cioè quello di motivazione e quello di attaccamento, e che sono due concetti assolutamente post-freudiani. E il primo si è affermato per merito soprattutto di Kurt Lewin, che è un psicologo sociale che veniva dalla psicologia della Gestalt, intorno agli anni 30, il concetto di motivazione. E poi ha avuto una fortuna soprattutto nell'ambito della psicologia sociale e nell'ambito della psicologia del lavoro negli Stati Uniti. E poi il secondo, soprattutto il concetto di attaccamento, è legato alla psicanalisi britannica, teoria delle relazioni oggettuali, e poi soprattutto John Bowlby a partire dagli anni 50. Perché dico questo? Perché fondamentalmente si può ritenere che all'interno di l'approccio di Bowlby, che è un approccio etologico-evoluzionistico, insomma, Bowlby era profondamente influenzato dall'etologia, in particolare dalla scuola britannica, che metteva in discussione il lavoro dell'etologia classica, quello di Lawrence, eccetera, che quindi decreta la fine della teoria energetico-pulsionale sia nella psicanalisi che nell'etologia classica. All'interno di questo contesto, che era appunto il contesto dell'evoluzione della psicanalisi sul terreno della psicologia dinamica, perché Bowlby sviluppa alcune idee psicanalitiche senza la metapsicologia freudiana, quindi senza fondamentalmente la teoria energetico-pulsionale, sulla base di un concetto che è quello di attaccamento. Il concetto di attaccamento, che è un concetto che, come quello di motivazione, non è un concetto rigorosissimo, nel senso che dal punto di vista epistemologico sono dei concetti, questo abbiamo cercato di svilupparlo recentemente, abbiamo scritto una cosa io e Michele Di Francesco, che è uscirà su Sistemi Intelligenti, in cui sviluppiamo un po' da un punto di vista epistemologico l'utilizzo di queste categorie che hanno praticamente uno statuto non ben chiaro, no? E che però hanno prodotto molta ricerca empirica, molta ricerca sperimentale, pur non essendo assolutamente rigorosi, anzi avendo una valenza per lo più di tipo metaforico, particolarmente in modo particolare quello di attaccamento. Ora, quello che è interessante però è che questa prospettiva etologico-evoluzionistica di Bowlby interagisce oggi con una quantità di ricerche che stanno alla base, naturalmente, di tutto il dibattito, si dice neuroetica, insomma, in ossequio, diciamo, alla moda neuro, però fondamentalmente in quanto l'etica descrittiva si basa su una quantità, insomma, di ricerche che vengono da una molteplicità di fonti, tra cui anche appunto la biologia evoluzionistica e, come vedremo, altre ricerche che sono quelle dell'economia sperimentale,
Ora, questo tipo di discorso, che sta dentro la teoria dell'attaccamento, questi sviluppi, diciamo, della psicanalisi, mettono in discussione quello che è un modello antropologico che stava dentro la psicanalisi, se vogliamo dire, possiamo chiamarla la prima psicologia dinamica, quella freudiana, che si basava strettamente sul modello hobbesiano, cioè in cui fondamentalmente la socialità è sempre qualcosa che viene costruito, cioè l'individuo precede la socialità, la socialità è una realtà secondaria ed è prodotta, è qualcosa che viene prodotta in quanto dalla necessità di convivere. Diciamo che Freud comprava completamente questo modello hobbesiano e lo sviluppa secondo le sue tematiche classiche, insomma, cioè lo sviluppa per esempio nella sua tesi del narcisismo primario. E questa idea freudiana è appunto che l'individuo, è inutile che mi attardo, sono cose che conoscete benissimo, comunque all'interno del modello, diciamo, dell'approccio energetico-funzionale, l'individuo, che si definisce quindi come realtà primaria, è portatore di bisogni istintuali elementari, asociali, tendenzialmente anzi antisociali, di tipo sessuale aggressivo, e poi appunto il modello energetico-funzionale, per cui c'è il problema della scarica funzionale e il problema quindi poi famoso di Freud, reso celebre dal testo Il disagio della civiltà, in cui fondamentalmente quello che scaturisce dalla costruzione del mondo sociale è fondamentalmente una situazione di compromesso tra appunto la repressione sociale da una parte e la tendenza alla scarica istintuale dall'altra. Ora, questo tipo di discorso viene completamente dissolto dagli sviluppi della psicanalisi sul terreno, appunto, in particolare della psicanalisi britannica, con la teoria delle relazioni oggettuali prima, in particolare Balint, ma soprattutto oggi il riferimento è a Bowlby, a John Bowlby, che è un personaggio che ha ristrutturato, diciamo, le idee psicanalitiche fino al punto di essere cacciato poi dalla società psicanalitica, come di solito accadeva, insomma, regolarmente, insomma, era già come il Movimento 5 Stelle allora. Il Bowlby fondamentalmente sta a un crocevio tra l'influenza dell'etologia, l'idea di imprinting di Lawrence, gli studi sulla deprivazione delle cure materne nei cuccioli di scimpia e poi le prime forme di sviluppo di quello che poi diventerà la psicologia cognitiva o cognitivista, il cognitivismo, e quindi è influenzato da Piaget, ma anche dalle idee di modelli mentali e via dicendo. Questa cosa è interessante perché si viene a creare un contesto appunto di tipo etologico-evoluzionistico entro cui, cioè, è un possibile filone, naturalmente molti di voi conosceranno meglio il filone, diciamo così, di tipo ermeneutico, in cui poi è stata sviluppata in alternativa, quindi in una prospettiva antinaturalistica, la psicanalisi. Questo, diciamo, è uno di quei filoni in cui si è cercato di continuare a sviluppare alcuni temi psicanalitici su un terreno di tipo naturalistico. In tutto questo contesto, negli anni Ottanta, esce questo libro, che è un libro che è stato molto importante in questo dibattito, in cui il concetto di motivazione, cioè psicanalisi e motivazione dell'89 di Joseph Lichtenberg, che propone una classificazione delle motivazioni che soppianta quella classica psicanalitica e mette a contatto, diciamo, tutto questo discorso che vi ho fatto adesso con le ricerche sullo sviluppo cognitivo affettivo dei bambini, e quindi fa contare la psicologia dello sviluppo molto all'interno della psicologia dinamica, cosa che fino a quel momento non era stata fatta da nessuno in modo sistematico. Ora,
questa è la classificazione di Lichtenberg, è solo per darvi un'idea, in cui ci mette dentro appunto anche il concetto di attaccamento di Colby e anche il concetto della motivazione esplorativa che sta dentro la teoria dell'attaccamento di Colby, ma questi sono chiamati sistemi motivazionali. Ora, naturalmente il concetto di motivazione è un concetto epistemologicamente poco rigoroso, come vi dicevo, ed ha un ruolo per lo più di tipo tassonomico piuttosto che esplicativo. Però, appunto, l'idea è che possa essere utile, da alcuni punti di vista, parlare di sistemi motivazionali raccogliendo in grandi famiglie alcuni tipi di motivazioni. Questo discorso di Lichtenberg ha avuto una forte influenza, è stato sviluppato poi nel tempo e qualche anno fa è stato utilizzato da Giovanni Gerris, che ha scritto un libro che si intitola Individualismo e cooperazione, che è un libro che è uscito nel 2002, in cui lui fa un'operazione interessante rispetto a quello che poi ci interessa, il punto a cui mi interessa arrivare adesso, cioè sostiene che può essere utile, per fare alcuni discorsi, organizzare i 5 sistemi motivazionali di Lichtenberg in 2 grandi macrosistemi motivazionali, che uno è quello interpersonale, cooperativo e socializzante, e l'altro è quello esplorativo, assertivo o anche competitivo, autoaffermativo. Cioè, l'idea fondamentale è che si può cercare in qualche modo di innestare questa tassonomia di Lichtenberg riformulandola in un modo che si innesta molto bene con tutto il dibattito su l'approccio etologico-evoluzionistico in psicanalisi. In che modo? Si può parlare, dice Jervis, di una seconda psicologia dinamica in cui è avvenuto questo ribaltamento, per cui la socialità non è più qualcosa di secondario ma diventa qualcosa di primario, in cui la dimensione relazionale e interpersonale è primaria. Il bambino, all'interno di questi studi di cui vi ho parlato, è fondamentalmente una macchina sociale, cioè una macchina per stabilire relazioni nella teoria dell'attaccamento, e quindi viene a determinarsi questo ribaltamento rispetto appunto al modello della prima psicologia di Hegel, cioè quel modello in cui appunto la socialità era qualcosa di secondario rispetto all'individuo. In questa prospettiva, quindi, l'individuo è portatore di una serie molto complessa di motivazioni, quindi è antiriduzionistico dal punto di vista motivazionale rispetto al discorso freudiano, che è un discorso altamente riduzionista, no? Perché fondamentalmente poi il discorso di Freud è quello di cercare in qualche modo di ridurre poi la quantità sterminata e limitata di motivazioni, dei fattori causali che stanno alla base del comportamento, fondamentalmente a quella che è una dimensione poi legata appunto al quadro energetico funzionale, quindi al concetto di sessualità. Qui invece abbiamo un quadro completamente diverso. Le motivazioni sono un numero sterminato, limitato. Per fare alcuni discorsi, come quello che stiamo facendo noi adesso, di tipo di sviluppare questa prospettiva etologica evoluzionistica sulla psicanalisi, può essere utile fare un discorso di due grandi sistemi motivazionali, appunto quello competitivo e l'altro cooperativo, e queste motivazioni hanno questa caratteristica, cioè sono fin dall'inizio, come vi dicevo, relazionali, interpersonali, tengono conto della presenza degli altri e si articolano quindi in un gioco interpersonale di strategie comunicative. Il concetto di comunicazione diventa centrale. Quindi fondamentalmente si viene a creare, e qui è il titolo del mio intervento, una dialettica sistematica tra una modalità che è quella di tipo competitivo, autoaffermativa, che è legata, diciamo, fondamentalmente a
quello che è il modello, la matrice classica, il modello classico, insomma, che abbiamo, possiamo chiamare di tipo Hobbes-Freud per semplificarlo, e poi invece questa dimensione nuova che viene fuori anche da questa tradizione di studi sull'attaccamento, che è la modalità della cooperazione. La cosa interessante è che, a differenza dell'altro modello in cui fondamentalmente il prodotto finale era il disagio della civiltà, quello che emerge da questa antropologia, perché è una vera e propria differente antropologia che filosofica che viene proposta, una diversa concezione della natura umana, in questo caso gli equilibri, la dialettica, il compromesso che si viene a creare tra queste due modalità, quella competitiva e quella cooperativa, produce invece ricchezza e cultura, in questo può produrre. Quindi l'idea fondamentale è che abbiamo questi due sistemi, e il titolo quindi si spiega in questo senso, no? Cioè né buono né cattivo, nel senso che l'antropologia di questa seconda psicologia dinamica, per come emerge, non è né pessimista né ottimista, cioè gli esseri umani sono naturalmente portati alla cooperazione, alla competizione, quindi talvolta alla distruttività, ma anche a forme di socialità, di cooperazione e perfino di altruismo. Quindi, diciamo, siamo in presenza, e questo penso che è uno spunto di discussione interessante, di fronte a una modificazione di ampio respiro dell'antropologia filosofica che stava alla base della prima psicologia dinamica e che naturalmente viene completamente sovvertita. Quindi l'individuo in questo caso non è qualcosa che è secondario rispetto alla dimensione sociale, ma è fin dall'inizio sempre visto in relazione. Okay? La teoria dell'attaccamento naturalmente è sempre fin dall'inizio in relazione col caregiver, questo è ora. Naturalmente tutto questo si incastra bene all'interno di tutta una serie di altre tradizioni, come appunto la biologia evoluzionistica di cui si diceva, e quindi poi gli studi sull'altruismo, le varie forme di altruismo. E da questo punto di vista, naturalmente esistono, tagliando un po' le cose in modo non fine, insomma, però diciamo che ci sono queste due grandi forme di cooperazione o di altruismo. Cioè la forma più elementare è quella che è la cooperazione finalizzata alla conservazione del gruppo dei consanguinei, e in particolare la sopravvivenza dei figli, è quella che in biologia evoluzionistica fa riferimento per esempio appunto a Hamilton, a Williams e altri grandissimi biologi evoluzionistici. Dall'altra parte c'è una forma di altruismo più complessa e che è la cooperazione a rischio fra individui non imparentati, e quindi talvolta anche perfino tra esterni, no? Quindi, diciamo, questa è già una linea di demarcazione importante da tracciare. Ora, dico delle cose, ma insomma, non mi avventuro più di tanto, perché sennò poi viene bastonato dal professor Guala, che è appunto un esperto di queste. No, l'altruismo, declinato in questa seconda forma, cioè come altruismo reciproco, altruismo cioè inteso come un possibile prodigarsi in una aspettativa di reciprocità nell'ambito di forme di organizzazione basate su intese negoziate, esiste ormai una letteratura enorme di economia sperimentale in cui, come vedete, si crea questo intreccio molto interessante in questo percorso che sto delineando tra questi movimenti all'interno dell'evoluzione della psicologia dinamica da un lato, e dall'altra la psicologia che si intreccia con da una parte la biologia evoluzionistica e dall'altra l'economia sperimentale, recentemente diventata neuroeconomia sperimentale. Ora, i due principali modelli che
permettono di chiarire quelle che sono le forme base del comportamento altruista tra individui non imparentati, sono tradizionalmente il dilemma del prigioniero e i giochi di ultimatum. Questo è interessante, ma sempre, come dire, a titolo esemplificativo. Io sto cercando appunto di delineare un percorso possibile all'interno di questi concetti, no? Se voi prendete la letteratura sui giochi di ultimatum, trovate recentemente una grandissima quantità di studi di neuroscienza cognitiva, in cui praticamente si studiano quelli che sono appunto i correlati che starebbero alla base delle condotte contronormative, diciamo, rispetto al modello classico, all'interno dei giochi dell'ultimatum, per esempio Sanfe e altri. Però considerate che qui si può fare una prima riflessione. In realtà è impossibile lavorare su questa roba qui in termini riduzionistici. Cioè, in pratica, quando noi prendiamo in considerazione la letteratura della neuroscienza cognitiva applicata all'interno dell'economia sperimentale, quindi per studiare le condotte all'interno di questi giochi di negoziazione, è impossibile fare un tipo di discorso che non faccia riferimento al problema di mantenere la problematicità del rapporto tra i vari livelli che prendiamo in considerazione. Prima di tutto, molto spesso si parla di neuroscienza, ma non si tiene conto che non è possibile tutt'oggi costruire anche soltanto un esperimento di neuroscienza senza immaginare che abbiamo dei modelli di tipo cognitivo e quindi costruiti a un livello di descrizione che non è lo stesso della neuroscienza. Okay. Da questo punto di vista, qui possiamo già fare riferimento all'idea che sia necessaria un'idea di tipo pluralista nell'approccio ai livelli di spiegazione. E, per esempio, faccio riferimento a questo libro uscito da poco di Karl Kraber, che è un allievo di William Bechtel, che lavorano da molti anni, insomma, intorno a queste problematiche di filosofia della neuroscienza, e l'idea fondamentale è quello di costruire un modello appunto non riduzionista, in cui perlomeno il concetto di riduzione viene visto all'interno di un quadro che è chiamato pluralismo esplicativo, cioè teorie a differenti livelli di descrizione possono coevolvere e influenzarsi reciprocamente senza che la teoria di livello più alto venga sostituita da o ridotta alla teoria di livello più profondo. All'interno di questa cornice, se noi andiamo a vedere quello di cui ho parlato appena adesso, cioè quello che troviamo nell'economia sperimentale e nella neuroeconomia sperimentale, cioè in cui la neuroscienza cognitiva viene applicata all'interno dell'economia sperimentale, ci troviamo in una situazione che è ancora più complicata di questa. Non è soltanto il problema di mantenere l'autonomia dei livelli all'interno delle neuroscienze stesse e nel rapporto tra neuroscienza e psicologia, ma entrano in gioco anche ulteriori livelli da conservare. Per esempio, mi sembra, guardando la letteratura sul tema, che ogni volta che si crea un problema di cooperazione e competizione è molto difficile determinare cosa risalga nel nostro modo di agire a predisposizioni innate, e ci sono anche studi di genetica del comportamento applicati all'ultimatum game, per intenderci, e evidenze che tendono a dire che appunto esiste una determinazione genetica anche delle condotte all'interno dell'ultimatum game. Ci sono delle invarianti relazionali formali, che sono appunto quelle che emergono nei giochi relazionali complessi di cooperazione e competizione, e poi esistono delle convenzioni culturali, cioè dei canoni comportamentali, esistono cioè dei meccanismi cognitivi che però stanno alla base fondamentalmente della costruzione socioculturale, della declinazione socioculturale di queste cose qui. L'ultimatum game, per esempio, è stato molto discusso recentemente perché
sono stati fatti degli studi transculturali. In realtà qui, quando è uscito questo libro, l'hanno fatto su 15 società, tra cui cacciatori, raccoglitori, pastori, agricoltori. Poi è stato anche esteso ulteriormente, quindi anche oltre queste 15 società, e che praticamente erano adattati a queste società dei giochi di contrattazione. In particolare io ho letto appunto gli studi che hanno fatto sull'ultimatum game. In questo caso manifestavano differenti gradi di prosocialità. Insomma, ci sono quelli che cooperavano di più e quelli che cooperavano di meno, insomma, per intendersi. E ora, che cosa vuol dire questo? Al di là, insomma, della validità di questa letteratura, che naturalmente deve essere sbagliata analiticamente, che sono tutti lavori in corso d'opera, che cosa mi interessa sottolineare? Fondamentalmente che ci occupiamo di qualcosa che sta all'intersezione di una varietà di filoni di ricerca empirico-sperimentale, che ha un problema appunto epistemologico di rapporto tra i vari livelli di spiegazione, come abbiamo visto. E poi, e in ultimo, e mi avvio verso la conclusione dell'intervento, c'è un punto, cioè che se sono validi, diciamo, questi studi transculturali a cui ho fatto riferimento, l'ultimatum game si pone come una sorta di zona di confine tra la natura e la cultura, no? In cui nella sua forma base sembrerebbe essere qualcosa di universale, ma poi i sentimenti di equità, insomma, che sono in gioco nell'ultimatum game, nella fairness, che hanno una base innata, però confinano con nuove esigenze di civiltà. Questo lo sostiene Jarvis appunto nel suo libro Individualismo e cooperazione in modo molto interessante, che non sono innate, cioè siamo in una zona che non è soltanto la zona di intersezione tra natura e cultura, ma siamo anche in una zona di intersezione tra l'etica descrittiva e l'etica normativa, cioè in queste nuove esigenze di civiltà che nascono dal fatto che queste disposizioni innate vengono modulate in modo diverso all'interno di questi contesti socioculturali, si declinano dei temi normativi all'interno di queste nuove esigenze di civiltà, e quindi si pone il problema, naturalmente, che noi abbiamo da una parte un'etica descrittiva nel senso che siamo d'accordo, perlomeno appunto se siamo, non siamo proprio completamente antinaturalisti, dobbiamo sostenere in qualche modo l'etica descrittiva deve porre dei vincoli all'etica normativa. Naturalmente su questo poi quanto la può vincolare, secondo quali modi, quali modalità, si può discutere. Però che l'etica sia qualcosa quindi che ha un nucleo che già esiste negli scambi, nelle interazioni tra gli individui, e su quello poi si instaurano, si innestano i temi normativi, questo è qualcosa che mi sentirei di sostenere. E che quindi naturalmente è qualcosa che va anche studiato, se qualcuno vuole poi in qualche modo partecipare al dibattito normativo in modo sensato. Ora, un tema normativo centrale, e concludo con questo spunto, rispetto a tutta questa letteratura che abbiamo visto emergere, no? Nell'interazione per queste varie discipline, che però sembrano convergere in questa interessante, questo interessante discorso, no? Di mutazione di un'antropologia filosofica, e anche di un convergere su questo punto della dialettica tra la cooperazione e la competizione, e il tema normativo centrale è legato a quelle forme di altruismo che dicevamo prima, cioè la dialettica, il confronto tra la cooperazione tra consanguinei e quella invece
tra individui non legati da legami di parentela e anche tra estranei. L'idea è che la società democratica, le società occidentali richiedono una cooperazione allargata che infrange fondamentalmente lo schema relazionale.